Oggi, caro mio, una buonissima torta salata, tutta mediterranea. Ciao a tutti! E bentrovati nella nostra cucina virtuale. Come state, ragazzi? L'estate è entrata prepotente nelle nostre case. Quindi dobbiamo armarci per lavorare di meno tra i fornelli, ma fornire alla nostra metà comunque un pasto lauto, completo, che non ingrassi, visto che adesso dobbiamo metterci in costume, è una cosa buona, insomma. Che ne dici? Benissimo, e quindi spostiamoci dai fornelli, ma usiamo il forno, che è meglio. Ed eccoci pronti per preparare il nostro sformato di patate alla mediterranea. Diterranea non significa che ci mettere le dita. Allora, innanzitutto ci occorreranno un 4-5 patate schiacciate. Sarò sincera con voi, io ho preparato il purè Fanny. Brava. Dopodiché ho preparato una busta di purè, così come dice la confezione, quindi con latte e con acqua. Non ho aggiunto però né burro né maionese, come suggeriscono in confezione. L'ho lasciato in purezza come fossero patate schiacciate. L'unica cosa che ho messo, una presa di sale. Bravissimo. Poi? Poi aglio in polvere, potete usarlo anche fresco, ed erba cipollina, uno yogurt greco zero bianco, della Philadelphia Light e della ricottina. Io ho, potete farlo o tutto con la Philadelphia o tutto con la ricottina. A noi piace un mega mix di questo perché dà il giusto equilibrio tra l'acidulo e il dolce. Un pesto bio. Un pesto, io c'ho quello pesto bio. Pesto genovese in questo caso. Sì. Poi dei pomodorini, io qui, sa come si chiamano questi? Piccadilli, piccadilli. E poi Gabriele ci vuole le uova sode, ma potete anche eliminarle, viene buonissimo lo stesso. Mettetegli. Del pan grattato e un pochino di parmigiano reggiano, proprio poco. Insaporirò poi il pan grattato con questo e le varie spezie, ma nella preparazione non ne metterò, la lascerò più leggera, diciamo così. E naturalmente dell'olio extravergine di oliva. Cominciamo subito. Mi servirò per lo sformato di una teglia da 18 cm, quindi piccolina. Come prima cosa verso un po' di olio nella mia teglia. Potete usare anche un pennellino da cucina, ma io mi trovo meglio col tovagliolino. È più pratico perché poi pulire il pennello in setole dall'olio è un'impresa titanica, specie se non hai la lavastoviglie. Quindi a questo punto versiamo un po' di pan grattato e foderiamo bene tutta la teglia e mettiamo da parte la teglietta. All'interno delle patate schiacciate mescoliamo lo yogurt greco, una spolverata di aglio in polvere e mescolo ben bene le due componenti. E già questo, ragazzi, se non l'avete mai assaggiato, è una delizia. Il purè con lo yogurt greco e l'aglio è fantastico perché diventa un purè estivo. Certo, poi il bacio è mortale, però accompagnato al pesce è fantastico. Anche una spruzzatina di limone e wow. Versiamo all'interno della pirofila il nostro purè. In un'altra pirofilina versiamo la ricotta e la Philadelphia e versiamo gran parte, diciamo i due terzi del nostro pesto. Ne lascio un pochino nel barattolo. Questa è una ricetta di tua invenzione? Di mia invenzione estemporanea. Veramente, da quando le pensi queste ricette? Quando sono a dieta. È vero, è vero. Tu sei più creativa quando sei a stecchetto, è vero, è vero. Mi vengono le voglie, ragazzi. E mescolo tutto per bene. Se volete sistemate un pochino di sale, se lo volete più sapido, e io metterò un'altra spolveratina di aglio, così poi Gabriele non lo bacerò neanche tra 100 anni. No, ma poco poco ci sta bene. Fatto ciò, mettiamo da parte la nostra preparazione, prendiamo le uova sode e tagliamole a fette. Versiamo uno strato sottilissimo di preparazione cremosa.
e ancoriamoci, proprio lo metto prima così sottile, se avete le uova da aggiungere, perché su questo incastonerò le uova. Questo è un piatto unico per 4 persone, cioè tagliatela con questa teglia da 18 cm a quarti e una fetta accompagnata da una bella insalata sarà per 4 persone. Sì, sarà una fetta, un quarto sarà per una persona, la porzione giusta. Non è molto grassa, ma è molto proteica. No, è giusto, è un pasto completo, perché è un pasto completo. I carboidrati delle patate, tutto, c'ha tutto. Quindi c'ha la patata. C'ha la patata. C'ha tutto, se c'è la patata c'è tutto. Aggiungo a questa rimanenza di pesto un po' di olio per diluirlo un po'. Un cucchiaio, diciamo. Questa cremina è spettacolare. È tutta spettacolare questa torta. Dico, guarda, c'è la cremina spettacolare. Versiamo il pesto così diluito con l'olio su tutto e l'olio adesso ci servirà per cuocere i pomodorini che adageremo sopra. È veramente una torta, no, cos'è? Un gâteau? Come lo puoi chiamare? Uno sformato di patate mediterraneo. Sì, è veramente uno sformato di patate mediterraneo. Con i colori della bandiera italiana. Quello che tu devi mangiare in un seduto in una veranda con il mare di fronte. Magari, sì. Prendiamo i nostri... un po' di venticello. Amore, ti è sfuggito il coppolino dell'uovo? Com'è stato possibile? Prendiamo i nostri pomodorini e tagliamoli in 3. Ma questo pesto è spettacolare. Sì, il pesto bio della Lidl è molto buono. Così vi faccio vedere come uso i prodotti Lidl, quelli che trovo veramente buoni, tipo la ricottina, il pesto. Per esempio il purè Lidl non mi piace. No, è buono quello Krastan, si chiama Krastan? Sì, quello Krastan è buonissimo. Quello Krastan è superiore anche a... Si trova alle Auchan. Anche i più blasonati, anche da Deco. Quindi tagliati in 3, cominciamo dal centro a comporre in maniera molto intuitiva, diciamo. Scusa, mettilo un poco più al centro per i nostri amici. Ecco. Ma solo per i nostri amici, eh? Il piatto. Ma continua. Continua. Lei ha sempre questo problema, poi parte dal centro e poi non gli risulta mai il laterale, vero? Ti ricordi? Come per esempio la cheesecake fiore di pesco. Se non l'avete visto, siete dei pazzi! È buonissimo quel cheesecake. È buonissimo, veramente. Ma perché pensi che io abbia questo problema? Perché? Fai sempre così. Sì? Sì. Forse sì. Dovrei partire dal bordo. Forse dovresti partire dal bordo. Chi lo sa? Vi chiediamo consigli su questa cosa. È meglio partire dal bordo, dal quasi bordo? Beh, sai, poi alla fine è tutta una questione di diametro delle cose. Esatto, qua oggi il diametro non ce l'ho avuto alla grande. Fatto ciò, una volta ricoperto tutto, all'interno della mia ciotolina col formaggio metto dell'erba cipollina, qua è la ciotolina col parmigiano, un altro cincininininini... Un cincin troppo, va bene, non ti preoccupare. Sarà poi molto, mettetene un cincinino. Sarà molto all'aglio. Di aglio. A me piace l'aglio. Ti piace l'aglio? Su di te no. Un cucchiaione di pan grattato. Ammetti, devi mettere un po' di meno di pan grattato. No, di più, ne voglio mettere ancora. Ho capito. Me lo conservo in caso per un'altra preparazione. Bravissima. E un pizzico di sale. Che non vi ho detto tra gli ingredienti, ma ovviamente il sale c'è sempre. Certo. Ok, e adesso prendiamo e spolveriamo tutta la nostra torta col pan grattato condito. E ora in forno a 180 gradi per 20 minuti e gli ultimi 10 minuti, mi raccomando, attivate il grill. Ma quindi forno ventilato? Forno ventilato. Ma cioè... forno ventilato perché c'è caldo? Molto caldo. Beh. Forno ventilato, 180 gradi,
Gli ultimi 10 minuti attivate il grill. Sì, molti dicono che d'estate non accendono il forno. Io non capisco perché, perché io per esempio in estate uso molto di più il forno. Perché stare ai fornelli con la fiamma viva mi fa più caldo che accendere il forno e andarmene in un'altra stanza. Benissimo, insomma. E quindi apriamo un censimento. Forno in estate sì o forno in estate no? Fatecelo comunque sapere. Poco noi ci vediamo tra 20 minuti. Ciao. Ed eccoci pronti per il grande momento. Ho sfornato il mio sformato. E adesso la parte più difficile. Si staccherà dalle pareti della teglia? Sì, vediamo. Sì. Fatelo raffreddare. Deve essere servito a temperatura ambiente. Aprite bene il cerchio. Ma adesso non si staccherà mai dalla base della tortiera, quindi io neanche ci provo. E la impiatto proprio. La metto qui. Ed eccola pronta. E adesso insieme a voi taglio una bella fetta. Ed eccola qua, si è sformata male, ma va bene lo stesso. Dai, gli strati si vedono benissimo, guarda, fallo vedere ai nostri amici. Allora, patata, uovo, crema di formaggio, pesto. Mm. E adesso Gabriele proverà per noi la fettonzola. Sacrificati. L'interno è così. Vedete gli strati, patata, uovo, è buonissima. Crema di formaggio e pesto. È buona? È buonissima, straconsigliata, fatela e fateci sapere cosa ne pensate. Buonissima anche da fredda, vi lasciamo alle foto, da fredda uscita da frigo, ecco, per una cena estiva. Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo, ciao! Quindi se anche voi volete fare questa torta, fatela perché è veramente squisita, un gusto nuovo, una cosa che non avete mai assaggiato prima d'ora, insomma. Perché sì, perché insomma queste ricette originali di Ombretta lasciano sempre quel sapore in bocca stupendo di novità, e quindi basta parlare, perché tu dici sempre paroloni grossi e la gente non capisce mai niente. Perché stai dicendo? Sì, basta, e quindi è davvero però buona. Portatela a mare, portatevi anche una bella anguria, buttatela a mare con una catena, così si raffredda che e poi tiratela fine. Su. Certo, ragazzi, è davvero buona, è una risoluzione per le cene estive, la preparate al mattino, passate tutto il giorno a mare, lei vi aspetta in frigorifero, mezz'oretta prima di servirla la tirate fuori dal frigo, affettate e la cena con una buona insalata è bella che è servita. Vedrete un piatto unico, completo, ma soprattutto gustoso e sfizioso. Bene ragazzi, basta parlare, andatela a preparare e noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, alla prossima.